Il 22 marzo si è svolto il primo sciopero generale dei lavoratori della logistica, ovvero di quei lavoratori che ogni giorno caricano e scaricano le merci nei magazzini di tutta Italia, facendole arrivare fino alle nostre case. Milano, Pavia, Bologna, Piacenza, Roma. Migliaia di facchini, per lo più immigrati, hanno incrociato le braccia per denunciare lo sfruttamento sistematico all'interno dei magazzini e per chiedere di essere rappresentati nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore, che rischia di peggiorare ulteriormente le loro condizioni di vita. La situazione, facciamolo in breve, nel senso, da noi pagavano con i buoni pasto anche. Sì, con i buoni pasto. Cioè lo stipendio che ti devono dare? Allora, 150 euro tutti i lavoratori, 150 euro del loro stipendio gli veniva retribuito tramite buoni pasto. E poi cosa succedeva? Facevano aspettare la gente su, senza essere pagata, negli spogliatoi, ok? Due ore, tre ore, o quanto gli pareva a loro. Quando avevano bisogno, li chiamavano giù, come una volta che quando arrivavi nelle piazze, presente, che cioè, c'erano i camion e c'erano arrivavano con i camion, con i lavoratori, oh, tu, giù, capito? Quindi li facevano aspettare, tipo sequestrati, e senza timbrare, senza essere pagati, fin quando loro non avevano bisogno. Quindi ci vedevi, e poi li pagano ovviamente solo soltanto quando scendevano. Quindi certo. Vedevi le persone così, che guardavano così, e poi turni, licenziamenti, cioè se non eri d'accordo su delle cose ti licenziavano, ti mandavano a casa tre giorni per riflettere, o minacce. Noi quando siamo andati dai Cobas abbiamo avuto anche minacce di morte, diciamo, da ridere, cioè? Questo, nel senso, è venuto il responsabile e ci ha detto: se perdiamo l'appalto vi ammazzo tutti, vengo qua con il fucile e vi sparo a tutti. Che poi io ho parlato col direttore Bartolini e gliel'ho detto, ma è una situazione che non mi sembra un po' esagerata. Questo ha perso un attimo la testa e ha fatto questo sistema qui. La situazione è così dappertutto, non è che ci siano delle cooperative, credo, modello. Bene o male, credo che le cooperative ormai, cioè, vengono prese per comunque sia sfruttare, non pagare le tasse e non pagare i lavoratori, sfruttarle a pieno. Poi si sfruttano anche gli extracomunitari che comunque sia, bene o male, non sanno i loro diritti, non conoscono tante cose, vengono da situazioni che hanno paura. All'interporto di Bologna, durante lo sciopero, i lavoratori hanno deciso di bloccare l'ingresso e l'uscita dei TIR per richiamare maggiore attenzione sulla loro protesta. Il presidente dell'interporto, però, non condivide affatto la forma di lotta scelta. Lei lavora qua? Siamo tutti qua. Allora, perfetto. Allora, se lei lavora qua, lei sa benissimo, lei dovrebbe sapere benissimo, che l'interporto non è assolutamente responsabile, nel senso che l'interporto è il proprietario dell'infrastruttura. Le aziende dentro sull'interno. È incredibile questa cosa nella logistica, non è assolutamente costante, la risposta è costante, no. Perché le committenti non sono responsabili delle cooperative, che non sono responsabili del lavoro che viene appaltato, nessuno è responsabile, però intanto ci sono persone che vengono sfruttate quotidianamente, lei sa benissimo in quale forma, che lei vede tutti i giorni passare. Io vi sto consigliando di trovare delle soluzioni assieme. Ma perché non l'avete date prima le soluzioni assieme? Dovete darle prima le soluzioni assieme, non adesso che state in mezzo al casino. Qualcuno mi ha convocato prima, mi ha chiesto prima qualcuno. L'abbiamo chiesto. Certo. Ti risulta che qualche settimana fa in One Express ci sia stata una protesta? Secondo te, nella notte, chi è stato che è intervenuto per raggiungere una soluzione immediata? No, perché adesso se ci vogliamo prendere per il culo, ci prendiamo per il culo. Ma però abbiamo guadagnato, se ne possa pagare, anche 100-250 euro. E allora? Allora nessuno è intervenuto. Chi l'ha detto? L'ho detto io perché l'ho guadagnato io. Chi l'ha detto che nessuno è intervenuto? Da prima
ma allora perché non te ne va nessuno? La televisione. Beh, sono, l'ho preso e mi sono stato zitto. Troviamo una soluzione per mantenere una soluzione. È una soluzione. Posso parlare un'altra cosa? Posso parlare un'altra cosa? Ci sento. Allora, io c'ho un affitto. Sono sposato, c'ho un affitto e tutto. Secondo te con 250 euro al mese? Che ne faccio? Ma guarda che io sono assolutamente d'accordo con te. Allora perché se è d'accordo faccio una soluzione. Da prima fai una cosa bella insieme, chiariamoci le cose e tutti vanno a lavorare, tutti stanno bene. E sai cosa vi dicono? Anche grazie. Ma Bologna non è solo l'interporto. Ad Anzola c'è la centrale adriatica del gruppo Emiliano Coop, che rifornisce numerosi punti vendita. Nei magazzini il carico e scarico merci è appaltato a diverse cooperative che negli ultimi tempi hanno tagliato le buste paga dei facchini, trasformandoli da dipendenti a soci. Ladri! Ladri! 800! Busta paga! 800! Busta paga! E adesso non ho capito, cambiandovi il contratto sono arrivate sì, 120 prima euro commercio, adesso trasporto. Ora pulita quasi 5 euro. Pulita 5 euro l'ora. 5 euro l'ora pulite, prendete. Sì. Quindi voi siete passati da essere dipendenti adesso a lavorare a essere soci di cooperativa. Del 2005 sì, che lavora dipendente, un giorno sveglia al mattino e arriva qua, trova soci che paga la quota sociale, un casino. 5.200 euro di quota sociale. Quanto? 5.200 euro di quota sociale. Avete dovuto versare 5.200 euro di quota sociale. Per i primi 6 mesi, ogni mese 25 euro. Poi dopo 6 mesi cambia, sarà 50 euro al mese. E versiamo la cifra di 5.200 euro. Sì. Questo per guadagnare 900 euro al mese? Sì. Perciò, anche 800. C'è anche se il familiare arriva a 1.100-1.200. Sì. Come? Faccio vedere la busta. Fammi vedere la busta paga, sì. Allora, eccola qua, 979,71 euro. Netto. Netto. Sì. Per quante ore di lavoro? 168. 168. 178. Questa busta paga da una persona che lavora dal 2005 dipendenti e questo non versano dipendenti. Se fai questo non versano dipendenti. Qui, per forzare la protesta e il blocco dei tir, sono arrivate le forze dell'ordine. Sì, della... preso però. È la normalità. La democrazia. Sì. E il copione si ripete un paio d'ore dopo, davanti ai magazzini che gestiscono i prodotti freschi della Coop. Ragazzi, dovete spostarvi, dobbiamo far uscire i camion. Spostatevi, non vogliamo violenza. Verde! 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 Ver
vecchio cuore! Vergogna! 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 Dovete togliervi dalla strada, non siete autorizzati, dovete farci passare. Ci avete spinto voi sulla strada! Ci avete spinto voi! Stampa da lì! L'hai fatto quando non eri costretto, Forza, è lì che oh, eravamo lontani dalla strada. Dobbiamo passare, dobbiamo passare i mezzi. Sono qua per menare, basta questi, stanno qua per menare. Questi stanno già a minare. Forse andiamo. Stanno così in buone maniere, vai. Via, via da qua, via! Via, via! 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 Linea ragazzi, linea Occhio, occhio a quello! Questo! Quattro merci di merda, infilatevi nel culo! È dalle 6 del mattino che stiamo facendo. È caduto dal camion, è passato il camion sopra di lui, eh! Era preso dal camion! Era preso dal camion, è caduto il camion, è passato sopra di lui! L'ha portato per 100 metri, cazzo! D'accordo loro col polizia! Due passi dietro, dai! I motori stanno subendo le angherie, eh! È da stamattina che stiamo subendo le angherie, Stamattina, poi dopo succede la gente che viene arrotata dai camion. È da stamattina che stanno facendo sti giochini, cazzo! Oh, di merda! Cop sei tu, ti ammazza, cop! Cop sei tu, ti ammazza! Signori, chi c'ha il telefono chiami l'altra ambulanza, lo sciopero è andato bene perché la partecipazione è stata totale. È un primo sciopero che riguardava il peggioramento delle condizioni di lavoro che già vivete ogni giorno sul posto di lavoro, dove i tre porcellini, CGIL, CISL, UIL, assieme alle confederazioni patronali, stanno rinnovando un contratto che peggiora le condizioni di lavoro per tutti. Non si parla assolutamente di aumenti di stipendio, anzi, c'è una riduzione di ferie, di roll, fino anche
l'abolizione della 14ª mensilità per i nuovi assunti. Questo è il sistema che ci stanno preparando i tre porcellini con i padroni. Visto che da un po' di tempo i lavoratori hanno iniziato a rialzare la testa e sono stanchi di essere considerati lavoratori di serie C, ok? Su ogni posto di lavoro iniziano a organizzarsi e questo gli mette molta paura, sia i patroni, sia le forze dell'ordine, sia lo Stato, che non è il nostro Stato, è lo Stato dei patroni, ok? Quando viene qui la polizia non viene a tutelare i vostri interessi, ma vengono a tutelare gli interessi dei patroni. Sicobas, 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 Sicobas.